In queste ore non si parla d'altro, il sindaco del comune di Arbezzo, paese perso nella montagna veronese, ha da fare le sue tra polemiche e attenzione mediatica. Al momento sono poco meno di una trentina i richiedenti asilo accolti nella ex base NATO in località Vaccamozzi. Altri 5 dovrebbero arrivare in questi giorni. Non certo una sorpresa, perché già la scorsa estate la prefettura aveva avvisato degli arrivi. I 1500 si erano trovati in piazza il 9 agosto per dire no alla decisione di mettere a bando la struttura, che ha una capienza di circa 80 posti. Le proteste sono rimaste proteste e la cooperativa Verso Probo di Vercelli ha ottenuto la gestione dell'immobile. Sono così partiti i lavori, le cucine sono state rinnovate, i bagni resi agibili. Ora che sono iniziati gli arrivi, una perplessità generale avvolge non solo la decina di persone che abita nella contrada, ma anche la popolazione del piccolo comune montano. Ognuno in cuor suo sperava che magari potesse, chissà, arrivare più in là oppure non arrivare affatto, insomma, la necessità di ospitarli lì. Non perché Erbedo sia ostile a queste presenze o che sia razzista, tantomeno, no? Ma perché comunque è un impatto forte su una realtà che è poco avvezza al confronto con mondi esterni. L'impatto non sarà facile neppure per i richiedenti asilo. Io penso anche a questi ragazzi messi lì in questa struttura, in mezzo a un bosco, devo dire in mezzo al nulla, con l'inverno alle porte, non hanno mai visto la neve e poco, presumo, anche il freddo, insomma, sicuramente sarà anche per loro un impatto importante. La situazione sarebbe stata, se non diversa, di certo di misure ridotte se il comune avesse deciso di aderire al piano nazionale SPRAR, che regola l'assegnazione dei migranti sulla base del numero di abitanti. Stando alla realtà di Arbezzo, sarebbero stati al massimo 6 i richiedenti da accogliere. Ma è una scelta che è stata ponderata, una scelta che nasce dalla conoscenza delle norme dello Stato, che sono un'umiliazione per la nostra gente. A frenare la firma, a detta del sindaco, sarebbe stata la prospettiva di garantire una svolta occupazionale ai migranti una volta esauriti i fondi dello SPRAR. Ora però non resta che fare i conti con la realtà. Io confido, insomma, noi stiamo seminando tranquillità nel limite del possibile, sicuramente non alimentando ostilità o altri sentimenti di questo ordine, dobbiamo affrontare questa realtà e dobbiamo cercare di collaborare al massimo con i gestori perché si rechino meno disagi possibili, diciamo, al territorio.